in collaborazione con...21.10, buonasera, ben ritrovati, saluto e ringrazio il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per essere con noi, abbiamo molte cose, ma mi fa molto piacere che lei sia qui stasera, anche perché è stata una settimana intensa. Profondo amico, ricordo... Domenica ero a Milano, lunedì ero a Milano. La visita e l'incontro con Berlusconi. Mercoledì ero a Milano, è stata una settimana piuttosto complicata e intensa. Oggi c'era il giuramento delle reclute. Per cui per fortuna, sì, siamo venerdì sera. Anche perché forse molti lo sanno, ma insomma c'è un retroscena, o un siparietto curioso sul tema del giuramento oggi, niente di grave, lo dico subito, ma dopo lo racconteremo. Senta, il suo Berlusconi. Beh, sai che avevo un rapporto con lui straordinario, era quello che mi chiamava, mi diceva sono ad Arcore. E dove sei? E magari io ero in vacanza, la fermo a bordo strada un'ora al telefono, che voleva sempre che gli raccontassi quello che stavo facendo a Trieste, perché lui quella volta 20 anni fa mi disse per quello che vuoi fare a Trieste ti servono 20 anni. Beh, è stato profeta in patria, alla fine sono 20 anni e più che faccio il sindaco qua, e una persona, e poi era una persona, sono stato a Arcore da lui tante volte, mi faceva vedere tutti i regali che aveva ricevuto in questi anni. Cioè, la portava a fare il giro anche del giardino, sì. Tutto, no? Ha visto anche il mausoleo. Mi ha detto, questa era la sala del Bunga Bunga, prendendo in giro. E dopo c'era un quadro con una donna nuda, ha detto, questa non l'ho svestita io però. Cioè, nel senso, sai, lui era fatto così. Lui era un uomo straordinario, di un'intelligenza straordinaria, e poi un uomo di battuta, no? E poi, ripeto, era nata questa simpatia reciproca, io nei suoi confronti e lui nei miei. E allora l'altro giorno sono andato lì e c'era un'emozione incredibile, guarda. Quando siamo arrivati in piazza... Cioè, lei ha partecipato ai funerali, no? C'erano 15.000 persone, sì, ho portato anche il gonfalone. E poi quando siamo entrati in chiesa, poi quando è entrata la bara, 10 minuti di applausi, guarda, è stato quello. Quello è il momento quando hanno suonato il silenzio. Ah, è stato un momento veramente con tutti che piangevano. È proprio una cosa incredibile. Poi c'era presente il presidente Mattarella, la Giorgia Meloni, tutto il governo, c'erano tutte le persone che ho conosciuto in questi 20 anni che faccio il sindaco, ma una grande emozione. E poi ci tenevo a salutarlo, proprio nel vero senso della parola, ci tenevo tanto a salutarlo e sono andato a salutarlo. Adesso scorrevano alcune immagini, una di queste era l'intervista che risale al 2018, qui tra l'altro con Ziberna e il compianto Romoli, già sindaco di Gorizia. Questa è l'ultima volta, quella telefonica in conferenza stampa, sì, quando presentò la candidatura sua nel 2021, sindaco, certo, per la ricandidatura. Però c'era un'intervista, l'ultima che facemmo a Trieste, al Savoia, e era dopo quel tour che lei le ha fatto fare in città, che fatto correre come pochi. Gli dico, devi venire assolutamente presidente alla stazione marittima, che c'era la fiera dell'antiquariato. L'ha fatto scarpinare. No, aspetta, allora lui, il suo collaboratore gli fa no perché abbiamo il consiglio dei ministri, allora lui si mette a correre dalla prefettura e arriviamo davanti alla stazione marittima, entra dentro e poi comincia a comperare cose, tutte cose. Fiera dell'antiquariato, tutte cose belle, e mi diceva Roberto provvedi tu quindi faceva pagare lei. No, dopo mi ha mandato, allora ha raccolto credo un 50.000 euro ha comperato di roba, e poi gli ho mandato tutto ad Arcore. Poi è venuto fuori la polemica per la statua, aveva un braccio rotto, ma l'aveva già comperata, aveva comperato tutte statue. Sai, quelle di un po' così di chiesa, robe un po' particolari, ma era forte lui, era un grande. Poi sai cos'era bello con lui? Lui capiva subito
tu gli spiegavi cosa volevi fare, che volevo togliere, in quella volta gli spiego, voglio togliere la piscina Bianchi, voglio il magazzino Vini, il Salone degli Incanti, voglio mettere Massimiliano d'Austria in Piazza Venezia, voglio rifare le rive, poi quello che ho fatto, poi lui mi chiedeva queste cose, lui capiva subito tutto. E ricordava, vero? E mi chiedeva, cosa stai facendo sulle rive? Dopo la grande viabilità, sai, quei grandi progetti, sai, grande viabilità, 230 milioni di euro, erano cose, e poi lui lo informavo e lui o delle due l'una, o prendeva nota o si ricordava, ma credo che più si ricordava. E dopo bellissimo quel giorno che eravamo i Duchi, che la sua segretaria mi disse, lei ha tolto la parola, ecco, questo volevo arrivare, lei ha tolto la parola conferenza. 9 volte al presidente, eravamo a pranzo, sai che ho questo vizio maledetto di parlare sopra la gente, no? Che purtroppo ognuno vagamente. Risultato? Cioè lei ha interrotto Berlusconi 9 volte. E la segretaria mi fa, lo ha interrotto 9 volte e non si è arrabbiato, perché di solito lo faceva pesare probabilmente, con me no. E insomma sono stati quei momenti bellissimi. Poi la campagna elettorale del 2006, avevamo 2000 persone in piazza, eravamo i Duchi, c'era quella campionessa di sci. Manuela Dicente. Manuela, bravo, Manuela Dicente, vedo che sei preparato, bravo. E momenti importanti, poi sai con la Merkel, quella volta che eravamo lì che stavamo parlando. Il cucù, il famoso cucù. Lui non ha fatto cucù, semplicemente io e lui stavamo parlando così e gli stavo spiegando proprio dei progetti. È colpa sua il cucù quindi, perché lui era in ritardo. No, non è colpa mia, eravamo messi dietro a uno dei pili, sì, di Piazza Unità. La Merkel arriva, scende per dietro e noi non l'abbiamo vista, no? Perché arriva con l'automobile. No, ma non dica questo, perché smonta la storia. Cioè, tra l'altro, il cucù è svelato da immagini del nostro Franco Torricella, che hanno fatto il giro del mondo. Sì, ma non c'era il cucù. Che come dopo c'era il cucù, abbiamo poche certezze nella vita. È come la mia Sacher, insomma. No? Ah, beh, adesso ci arriviamo. che pianta d'osi oggi mi ha detto, come con la Sacher, insomma, il ministro. Anche a Roma sanno della Sacher. Cioè il ministro Piantedosi, il ministro dell'interno, è arrivato qui salutandolo scherzosamente, le ha detto? Sì, come con la Sacher. Cioè sapeva tutto. Sì, ma sì, perché poi quelle robe girano, ma mi hanno chiamato 20 testate giornalistiche, ma di cosa stiamo parlando? Parlando con i problemi che ha il paese, parliamo di queste stupidaggini. Senta, ma l'unica cosa buona è che ero oggi dalla Sacher, che è pieno di gente, per cui vuol dire che la pubblicità è servita. C'erano questi amici sloveni che hanno voluto fare ovviamente il selfie col sindaco, che erano amici dell'ex sindaco di Capodistria, insomma bene. Ma poi è vero, prima delle campagne elettorali si facevano sempre le foto con Berlusconi, no? Sì. E che lei disse anche... No? A fianco al è vero? Altezza mezza bellezza. È vero, l'ha detto veramente, altezza mezza bellezza. Cioè, no, ma lì eravamo. Berlusconi non era noto per l'altezza. Eravamo a Roma con Scocimaro, credo. E allora, sai, io e Scocimaro siamo molto alti. E allora il fotografo, per risolvere il problema dell'altezza di Berlusconi, faceva le foto da terra, hai capito come, no? Sì. Poi prendendo da sotto. E così. E allora mi venne la battuta, ma sì, ma sono tutte cose che dici perché ti diverti. Lui si divertiva con me. Ma e quindi parlavate tanto, no? Cioè sì, molto, moltissimo. Avevamo anche un tema che non posso dire quale. Ma no, beh, non diciamo, perché io invece proprio adesso volevo arrivare, citando quello che ha detto, è stata una settimana anche di polemiche, no? Un po' di chi ha detto non condivideva il lutto, no, guarda, io guarda, non sono guarda, in lutto, guarda. È stato io anche un racconto personaggio. Racconto ai miei concittadini. Io sono stato quello che ho messo Damiani, ho fatto la camera ardente per Damiani, che era il vice sindaco di Ili e poi onorevole per 10 anni, e ho fatto Cuffaro, che era uno dei più noti esponenti comunisti della città, credo un grandissimo politico, gli ho fatto la camera ardente in sala del consiglio. Allora sto dicendo, quando sento queste polemiche, io dico che davanti alla morte uno può essere nero, verde, giallo, rosso, ti metti sull'attenti e rispetti. Le polemiche che abbiamo avuto veramente fanno male, perché dimostrano la poca intelligenza di quelle persone che non capiscono che davanti alla morte ci si mette sull'attenti e si rispetta quello che è il defunto. Lei commemorerà il prossimo Consiglio Comunale lunedì? Io lunedì commemorerò il Presidente Berlusconi
non solo perché lo merita, ma non solo perché è stato uno dei più grandi statisti che abbiamo avuto in Italia, ma pensiamo a quello che ha fatto e quello che ha rappresentato per il nostro paese. Ricordo Pratica di Mare, dove c'era Putin e il presidente americano, che adesso non mi viene, George W. Bush. Bush. Cioè, questo era Berlusconi, ma quello che riusciva a fare delle cose fantastiche, secondo me, e dopo, ripeto, dopo c'era un'amicizia e un rispetto che io avevo nei suoi confronti come uomo. Io amo questi imprenditori, quello di Luxottica, come si chiamava? Del vecchio. Stasera mi utilizza come jukebox praticamente. Bravo. Pittini, Benetton, quella lì è la gente che io amo, Berlusconi, gente che si è fatta da sola. Io ho cominciato a lavorare nella mia vita a 1500 lire per settimana. Era doveroso, diciamo, iniziare così, anche perché ricordo un paio di cose. Noi ieri sera abbiamo affrontato il caso Resinovic con le ultime novità, cercando di spiegare, insomma, ai nostri telespettatori quella che è la situazione, e senza mai speculare, appunto, come abbiamo sempre detto. Tra l'altro oggi, appunto, è la prima volta in cui discutiamo anche di la scomparsa di Berlusconi, e tra poco ci sarà il dibattito, dopo quello che ci dirà il sindaco, con altri ospiti. Nell'ultima parte sarà ospite Giulio Camber, insomma, e quindi con lui ricorderemo anche la figura di Berlusconi. Allora, sindaco, abbiamo molti temi, ho visto tanti citare già anche via messaggio. Oggi è uscito il dato, più 7,5% i costi a Trieste, no? E 13,5% in più il tema delle bollette, che è un dramma. Un attimo, 7,5 a Trieste, abbiamo l'inflazione al 7,6. Certo, ma non aumentano gli stipendi. Non diciamo Trieste, diciamo che l'inflazione in Italia era del 10%, siamo al 7,6, vuol dire che i prezzi sono aumentati almeno quanto l'inflazione, certo, per cui non certo. È che Trieste è diventata, Trieste sta correndo in maniera incredibile, siamo pieni di gente, gli alberghi sono tutti sold out, non trovi un posto in ristorante, questa è la Trieste del momento, il porto sta tirando, tutto sta andando alla grande, per cui questo è il momento della città, se mi consentite, dopo ognuno ha le sue opinioni. Non trovi un posto in ristorante, lo diceva anche Berlusconi, no? Si ricorda? Adesso prova ad andare a cercare un ristorante tu, se trovi stasera. Terapeutica, martedì c'è l'abbattimento, no? Visto galleria, no, ci arriviamo. Ho detto che siamo arrivati, pensa, un anno e mezzo per fare la pratica, perché c'era quel contratto fatto ancora da Riccardo Illy che prevedeva 30 anni di... Sai, nel 29 scade questo contratto e io ho dovuto fare una fiduzione che li ritorno al demanio ricostruita, adesso che l'abbatto, li ritorno ricostruita la piscina terapeutica, tanto per dirti uno dei problemi. Quello era l'accordo. Non è solo un anno e mezzo per fare la gara e il progetto per l'abbattimento, ma c'è anche una parte burocratica che è folle, no? Senta, c'è una polemica in questi giorni, so che poi interesserà poco chi ci segue, però mi piace che lei dica qualcosa, su che muove soprattutto la lista Russo.Franco, sui requisiti che riguarderebbero il possibile nuovo presidente di Esatto. Ma scusa un attimo, se hai i requisiti, sarà stato eletto stamattina presidente, presumo, no? Se hai i requisiti rimani lì, se non hai i requisiti va a casa, di un semplice mai visto, dove sta il problema? Cioè, questi fanno polemiche per avere due righe sulla stampa, insomma. Cioè, se uno ha i requisiti li ha, e se non li ha non può fare, semplice, no? Non è mica che puoi fare o non fare, eccetera. Non so, non vedo queste stupidaggini, le trovo proprio stupidaggini. Cioè, a parte che secondo me ha i requisiti. È la palissiana, diciamo. Quando ho mandato il mio curriculum a Roma ero 4 anni amministratore delegato di Fernetti, 20 anni in autorità portuale, 2 anni presidente dell'aeroporto, 23 anni da sindaco, non so, ho i requisiti, è certo che sì. Ma ha mandato il curriculum a chi? No, non mi ricordo, no, ho detto quando si parlava di curriculum, mi ricordo che un giorno me lo chiese. Chi, cosa voleva fare? Non mi ricordo cos'era, mi ricordo che Santi Terranova mi fece questo curriculum e lo mandò a Roma, non mi ricordo neanche per quale motivazione, se dovevo fare presidente del porto, mi sembra. Andai via da sindaco, mi sembra, o qualcosa di simile, ma ripeto, sono tutte cose. Cioè, prima di Cosolini? Sì, stiamo parlando. Ma è una cosa che le piacerebbe fare il presidente del porto?
Beh, insomma, adesso ho fatto 23 anni da sindaco, finirò 25 anni da sindaco, penso di aver fatto abbastanza per questa città, insomma, dopo basta, bisogna anche... Sì, non la vedo uno che sta fermo. No, che non starò fermo, sicuramente non starò fermo, però vedremo, intanto pensiamo di arrivare al 27, che al giugno del 27, che è già una cosa importante. Senta, cabino via, allora, ho visto tanti sms, qui scrivono adesso da fare, prima le scrivevano no, insomma, sa che c'è un grande dibattito. La famosa conferenza di servizi, novità ci sono? L'hanno fatta in regione, sono stati chiariti tutti i punti, andiamo avanti. Io sono convinto che è una grande opportunità per la mia città. Chi è contro dice delle cose che non stanno in piedi, allora io credo che sia una grande opportunità per la città. Non vogliono che io lascio questo passaggio forte, perché... Cioè, perché lei dice diventa un'opera simbolo del sindaco di piazza? Per spiegare, sì, è chiaro che quelli che sono nati 20 anni fa non sanno che io ho fatto le rive, la grande viabilità, che ho battuto la piscina, che ho fatto la piscina Bianchi, che ho portato Massimiliano d'Austria in piazza Venezia, che abbiamo rifatto tante cose, che i parcheggi di San Giacomo, eccetera, non lo sanno. E invece la cabina via sarebbe una cosa simbolo che rimane nella storia della città, ma questa è una banalità se ci pensi, bloccare un progetto dove abbiamo portato a casa 62 milioni di euro e questi continuano a fare la battaglia contro, che si vergognino. Beh, vabbè, sindaco, diciamo, ho capito. I residenti hanno diritto. Ho capito che si vergognino comunque, sì, perché il bene sarebbe un bene per la mia città. Cosa hanno proposto loro? L'alternativa da Barcola, cioè da Barcola a Bovedo, non da Barcola a Barcola, un tram che arriverebbe fino a Campi Elisi e ritorno, attraversando la città al centro. Ero in questi giorni a Milano, non vi racconto, con questi tram da impazzire, dovresti parlare con i tassisti di Milano. Senta, qui scrivevano che al Galleria hanno raccolto tutto il cantiere e si sono dati alla macchia, adesso immagino che... che non sia, cioè, siamo? Abbiamo fatto sopralluogo, la galleria, mancano pochi giorni ormai, mancano due quadri, cari concittadini, mancano due quadri elettrici, stiamo parlando di niente, ormai mancano pochi giorni e la apriamo. Va bene. Avete ragione, finalmente, però come tutti i cantieri è così, non è, io mi accollo tutte le responsabilità. Però ecco perché hanno smantellato magari parte del cantiere, perché ormai stanno smantellando il cantiere, perché apriamo a giorni la galleria, insomma. Sarà una sorpresa, nel senso che faremo a mezzanotte, ti invito a mezzanotte l'aprirò. Prenderemo due torte saccheri, insomma, mettiamo lì. Dai, sa quanto le costa poi? No, beh, le pago io. La fanno pagare anche i giornalisti un giorno dell'inaugurazione. Se lo vuoi portare la saccher, portala, insomma. Vabbè, ma non mezzanotte, cioè devo tirare il ring fino a mezzanotte, l'apra prima. E facciamo in diretta. A che ora ti va bene? Facciamo alle 9. Facciamo alle 9, alle 21. No, volevo a mezzanotte perché volevo dirti che sarà il momento, metterò una macchina da una parte, bisogna togliere tutte le inferiate, quelle che chiudono sì, in questo momento. La polizia locale si gestisce. 9:30, dai, va bene. Facciamo 9:15. 21:30. Facciamo 9:15, che faccio? 21:15 a metà. Che faccio? Lascio. Dai. Va bene. Senta, tram l'abbiamo visto, documentato, anche la tram, scuola guida. Tram, siamo al collaudo. Adesso? Pensate che mi hanno rotto le palle con un millimetro. Con un millimetro? Allora, quella macchina, come si chiama tu che sai? La rincalzatrice. Ecco, vedi che bravo. Sarò la quinta risposta che do stasera. Bravo, dopo ti do la pagella. Allora, grazie. La rincalzatrice, stiamo parlando di un millimetro. Perché, cari concittadini, ha le stesse regole il tram che va a 5 km all'ora in salita del treno che corre a 260 da Roma a Milano a 260 km all'ora. Questo è il problema del paese, no? Queste stupidaggini che facciamo. È vero, Carciotti? Qualche mese fa mi disse... Sì, sto trattando con le generali... Non mi disse il nome, generali. Le generali vogliono fare l'Academy, sto parlando con Borean e con Aldo Mazzocco. Aldo Mazzocco è diventato un personaggio importante all'interno delle generali e quello che ho realizzato a suo tempo Porto San Rocco, che era l'amministratore di quello insieme che c'era Benetton e, come hai detto prima, quello di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e Tognana, erano i tre soci importanti.
Senta, ma stamattina è vero che ha fatto di nuovo la scena delle transenne? Ma dai, ma mi hanno messo le transenne. Però non c'era nessun video documentarlo, cioè? Non servono video, non ho bisogno. Avevano messo delle transenne attorno alla rotatoria di via Cabotto per un piccolo avvallamento. Ho scoperto stamattina, allora i vigili urbani chiamano la CEGA interviene, ma senza segnalare. Risultato, erano 3 settimane, sono andato là, ho buttato via tutto, così ho risolto il problema, no? Sì, ma le fa asfaltare. Ma certo, ma volevo dirti, ma se metti delle transenne, bisogna anche scrivere, abbiamo messo le transenne in via Cabotto, bisogna intervenire, mentre i miei non sapevano. Cioè, le mancava la segnalazione. Ma sì, allora prenderai nota e dirai, abbiamo messo le transenne in via Cabotto, manca questo collegamento, no? Che lunedì mattina mi scateno e voglio proprio che nel mio ufficio ci sia scritto dove mettono le transenne, perché poi rimangono là mesi, anni queste transenne. Oh, allora vero, me lo scrivi, ho messo una transenna lì, allora io chiamo l'ufficio e gli dico bisogna asfaltare il pezzo di via Cabotto, così deve essere. Purtroppo quello che manca è la mentalità imprenditoriale, quella della soluzione, no, dei problemi, no? Problema e rimane il problema. Lei che va lì e fa le foto, no? Quindi documenta. Sì, no, adesso è molto facile perché faccio le foto e le mando al dirigente. Allora, al dirigente. Qui è arrivato un SMS interessante, perché è la domanda appunto anche dei nostri colleghi. Il dribbling, dicono, di Piantedosi, oggi la domanda sui migranti, cioè ci sono novità sull'hotspot? Lei non lo vuole a Trieste, lo disse qua. Guarda, sono un po' arrabbiato con i migranti, ti spiego. Perché? Michele Babuder è andato dietro la Sisi, dobbiamo togliere la terra, perché l'hanno trasformata in un vicino. Stamattina c'erano 3 che facevano la pipì. Cioè, io capisco che non hanno la nostra cultura, la nostra educazione, però sono ospiti, quelli dovrebbero comportarsi in una certa maniera. Quindi sullo stato della Sisi. Hanno defecato. Devo togliere addirittura, devo togliere la terra, perché è importante. Devo togliere la terra. Ah, sì. Michele Babuder mi ha detto che deve togliere la terra addirittura, perché è diventato una cloaca a cielo aperto. Allora un poco va bene, ma troppo stropia, diceva papà mio, no? Ma è vero che... come va con Babuder, assessore? Molto bene. Sì? È sul territorio, no? Cioè lui è molto vivace ed è vivo. Adesso chiudiamo via Romagna, ha già messo in moto per un anno. Ecco, dico... agli abitanti di via Romagna, non arrabbiatevi, la CEGA deve fare lavori per un anno e mezzo, chiudiamo via Romagna, facciamo i lavori e dopo l'asfaltiamo. Bene, Porto però, Vecchio. Lavori vuol dire sotto servizi. Sì, il Porto Vecchio, l'ultima volta mi ha detto a giugno chiudiamo, cioè a giugno insomma c'erano novità importanti. Sono venute altre cordate, bisogna fare la gara. Sono arrivate altre? Sono arrivate altre cordate, abbiamo parlato anche con altre cordate, c'è questa cordata di Bergamo, per cui è una cosa molto molto interessante. Ah, ricordiamoci sempre Green Sesam, parlando di parcheggi, Green Sesam, abbiamo chiuso con Green Sesam, non ha più la concessione, perché adesso potremo allargare i parcheggi del Molo Quarto, che prima, cari concittadini, eravamo bloccati perché Green Sesam aveva i magazzini e non si poteva allargare il Molo Quarto. Adesso potremo allargarlo, per cui adesso al 30 giugno che chiudiamo con Green Sesam, ma abbiamo praticamente già chiuso, potremmo allargare i posti nel Porto Vecchio, è presente quando entri lì, potremmo andare dentro nel Porto Vecchio con i posti macchina che ho sentito. Secondo problema, leggo sui giornali, mancano i parcheggi, ma voi sapete che nel Silos all'ultimo piano è chiuso un piano perché era utilizzato al 20%. Lo chiedono i commercianti. Adesso ho chiamato la Saba e gli ho fatto aprire anche l'ultimo piano. Ma fin quando non avevamo le navi da crociera, guardate che il silos era occupato al 20%. Cioè, i posti ogni giorno venivano occupati al 20%. E allora spesso sento parlare, certo che tutti vogliono venire nel parcheggio sotto il colle di San Giusto, ma io invece possibile. Il sindaco, quando viene giù con la sua macchina, le lascia sempre al silos, c'è il telepass, entri dentro senza biglietto e hai risolto il problema, esci senza biglietto perché funziona il telepass. Cosa vuoi di più della vita? È comodo, molto. So che lei voleva dire qualcosa sulla sanità. Ma perché? No, cioè, sento parlare della anche sanità. Anche sull'abbattimento delle liste d'attesa. Sì, mi arrabbio. Perché? Allora, la sanità costa, il pubblico costa, no? La sanità pubblica. La sanità più lavora, più costa, giusto? La sanità privata, più lavorano, più guadagnano. Allora io dico, la sanità pubblica, più lavorano, più costa. La sanità privata, più lavora, più guadagnano. Bene, facciamo una cosa.
Il messaggio è mettiamoli insieme e allora daremo tanti servizi ai cittadini, perché non abbiamo più soldi. Ferdinando, tu che hai un figlio piccolo, paghiamo 100 miliardi all'anno di interessi. 100 miliardi all'anno di interessi, sono 8 miliardi erotti al mese. Ma cari concittadini, se quei 8 miliardi li tramuto in lire, sapete che sono al mese 16 mila miliardi delle vecchie lire, o non avete capito? Abbiamo 2.766 miliardi di debiti, lo Stato costa 1.000 miliardi all'anno, vogliamo cominciare a tagliare? E il sindacato invece vuole di più. Quando senti Landini mi girano veramente le scatole, perché bisogna spendere, ma qua è di soldi che non abbiamo. Allora sto dicendo, il sindacato naturalmente vuole la sanità pubblica, io dico pubblica e privata, mettiamoli insieme. Sì, già sono insieme, il tema è che non bisogna disinvestire nella sanità pubblica. Ma, ecco, ma sono d'accordo con te, che se il privato però aiuta, ripeto, chiaramente fa business, lo rispiego. La sanità pubblica, più fai lavorare più costa, la sanità privata più lo fai lavorare più guadagna. Allora mettiamoli insieme che avremo servizi ai cittadini. È vero che ha pensato a un divieto per i camion, cos'è, anche per le manifestazioni in Piazza Unità, no? Cosa? Non voglio, l'altro giorno ho chiamato tutti, non voglio, hanno rotto tutta sta piazza, a parte che era già nel mio programma di rifarla, perché a suo tempo hanno usato le pietre cinesi e il risultato si vede. E conferma di volerla rifare. No, è nel mio programma elettorale. Allora sto dicendo, adesso aspettiamo un attimo che finisco sta galleria, cioè, ragazzi, scusa, è la piazza di Roiano, esatto, è la galleria, cioè, è il Porto Vecchio, guardate che la città è piena di cantieri, sto diventando matto. Ma poi le dicono il tram ancora non gira, la terapeutica è così, la galleria è così. Cosa? No, ho capito, però diciamo, questi che parlano, lo sentirà tra poco l'opposizione. Questi che parlano, digli che ti fanno un elenco delle cose che hanno fatto, cioè zero. Quando vuoi ti faccio io un elenco delle mille cose che ho fatto, e dopo c'è anche la galleria e c'è anche il tram, e allora nella vita bisogna fare le cose. Allora questi che parlano di solito, sì, hanno fatto una cosa, guarda, Cosolini ha fatto una cosa veramente drammatica. Io in 20 anni che faccio sindaco non ho mai fatto, cari concittadini, un piano regolatore, perché sono contrario al consumo del territorio. Lui ha fatto un piano regolatore che a Barcola stanno costruendo adesso case in maniera incredibile, e sulla salita di Montebello hanno fatto centinaia e centinaia di appartamenti, che è una vergogna. Questi piani regolatori votati in quella maniera, allora un cittadino mi fa, blocca tutto sindaco, sai cosa dice la legge? Anche se lo blocco adesso, il cittadino ha 2 anni di tempo per utilizzare il vecchio piano regolatore, pensa tu, hai capito come funziona? E quindi può fare in tempo a costruire? Esatto, questo no, può fare, presentare il progetto, quando è presentato il progetto, adesso a Barcola andranno a costruire, è presente fra il Big Bang e quell'altro locale, come si chiama là? Il pinguino, sì, l'Old Wild West, lì in mezzo costruiscono 8 case, pensa tu, ma non è una vergogna, hanno fatto zona C di espansione edilizia a Barcola, ma insomma un minimo di buon senso, dico io, tutto dovevi fare a Barcola a meno che costruire. Credo, almeno è una mia opinione. Roiano l'ha citato lei, l'altra cosa è il Ponte Verde, Ponte Bianco. Anche quello sta, ragazzi, ma per fare le cose in Italia bisogna fare i progetti. E lo sappiamo. Il PNR che sentite parlare, che scadono nel 26, perché sono tutti terrorizzati? Perché 3 anni nella pubblica amministrazione, cioè 23-26, sono niente. Per abbattere la piscina bianca e la piscina terapeutica, per abbatterla, me l'hanno riconsegnata lo scorso anno, al 1° di gennaio, un anno e mezzo, martedì parte l'abbattimento, la Tripovic per abbatterla ci ho messo 15 anni, per fortuna ce l'ho fatta con tutti i cittadini, adesso ecco, per esempio è bellissimo, tutti i cittadini sono strasoddisfatti, anche quelli che mi dicono che erano contrari all'abbattimento, queste sono le cose belle quando cammini per la città. Senta, e appunto su PNRR, a parte la cabinovia, diciamo, PNR, ho alcuni progetti, ho alcune scuole in via Pendice Scoglietto su cui ho delle grosse perplessità, cioè? Ma probabilmente non le farò, andrò a realizzare,
se riesco a spostare il progetto da qualche altra parte, perché lì c'era la collina che si muoveva, sai, sotto l'università, e allora è inutile che andiamo a cercarci rogne, già è tutto difficile, capisci Ferdinando, fare, no? Lo ha dimostrato la galleria e tutte le altre cose, per cui sono un po' titubante se fare queste scuole. Hai presente dove sono le dimesse? Sì. Le nobili dimesse, lì c'è la curva, e c'erano delle vecchie scuole che erano state tolte perché c'era questo movimento franoso. Cosa andiamo a cercarci? Secondo la mia opinione. Rischi. Rischi. Allora adesso devo fare ancora il sopralluogo, perché l'altro giorno ero, ma non trovavano le chiavi, perché è fermo là da anni. E allora sono dell'idea di abbandonare l'idea di fare quelle scuole lì, le faremo in qualche altra parte. Le hanno chiesto allora perché non ha cambiato il piano regolatore in 6 anni, le hanno chiesto. Cioè, scusi, ho appena spiegato a questo cittadino che se anche io vado a cambiare il piano regolatore, lo cambio domani mattina, lo votiamo, giusto? No, le dice, doveva cambiarlo 5 anni fa. No, ma non cambiava nulla. Cioè, per 2 anni, se tu gli cambi il piano regolatore, il cittadino cosa fa? Corre, presenta il progetto e sei fregato. Cioè, lei dice, se l'avesse fatto il primo giorno della sua rielezione, non cambiava nulla, fa, perché aveva 2 anni per presentare comunque il progetto. Questi parlano, come sempre, e non sanno leggersi le leggi prima di parlare. Perché lei dice, se questi stanno iniziando a costruire adesso, è da un po' che, no? Hanno presentato carte e tutto. Sì, ma anche se avessi... Comunque. Ma cosa dovevo fare, secondo te? La prima cosa dovevo fare, chi si sognava che questi hanno fatto un piano regolatore così disgraziato, no? Cioè, ripeto, a Barcola tutto potevi fare, meno che costruire, almeno questa è la mia idea. Dopo, ripeto, non li ho mai fatti, ho fatto solo uno a Muggia, quando ero sindaco di Muggia, perché a Trieste credo che non dobbiamo più consumare territorio. Pensa dove abito io, là del Via del Pucino, hanno costruito in maniera incredibile e volevano continuare a costruire, c'era l'avvocato Moklic là che voleva costruire tutto, perché sai, trasformare, Ferdinando, da zona agricola in edificabile, la differenza è che da 30 euro al metro passi a 500 euro al metro, non so se riesco a rendere l'idea. Certo, Piazza Sant'Antonio si rifà oppure no, le chiedono. Adesso partono i lavori dei due baffi a fianco della chiesa di Sant'Antonio, la piazza, e dopo facciamo la piazza davanti a Sant'Antonio, e dopo facciamo dove c'è la vasca con l'acqua. Solo che i miei avevano fatto prima la parte dove c'è la vasca con l'acqua, e dopo invece io ho fatto fare prima i due baffi a fianco della chiesa e la piazza, e dopo facciamo il resto. Va bene, campus di Via Rossetti, ci sono novità poi rispetto a quello che ci ho detto l'ultima volta? Abbiamo 10 milioni, sai, ecco, no. Per esempio, pensa tu adesso, abbiamo preso il Molo Quarto, ho dovuto portarli su, sai che c'è quella polemica della Sauro, eccetera, se avessi avuto il campus avremmo fatto tutto dentro il campus, no? Ma lì chi non l'ha comprato si assume le sue responsabilità. Sì, però le dicono, no, anche là è un tema di viabilità, no? Sono tutte stupidaggini per dire non va bene. Cosa c'entra la viabilità? Togli una fila di macchine in sosta e fai 3 corsie, 2 corsie, quello che serve, hai risolto il problema. Non è quello il problema, credetemi. Va bene. Il problema era, a suo tempo dovevano comprarlo, quando sono andato via l'11 avevamo lasciato, era sottosegretario l'attuale ministro della difesa, Crosetto, avevo chiuso con lui, bastava dargli i soldini, erano 12 milioni, però dopo mi hanno detto che quella volta avevano dei problemi con la liquidità, ma insomma è indifferente. Mi risponde a questa, dimezzatevi gli stipendi che qualcuno scalda solo la poltrona. Beh, insomma, io a Muggia non ritiravo lo stipendio, qua facevo il sindaco per 2.760 euro fino a settembre dello scorso anno, non credo sinceramente, vivo del mio, ringraziando il buon Dio, per cui non devo niente a nessuno, caro concittadino. Forse qualcuno non sa, diciamo, le responsabilità che hanno, adesso non parlo di lei, ma parlo dei sindaci, e anche la differenza forse con gli stipendi dei consiglieri regionali, però insomma, questo è un altro tema. Allora, se parliamo dei parlamentari, c'è il piacere di fare le cose, no? Fare il mestiere del sindaco in politica è la cosa più bella, credimi, perché inventi, progetti e realizzi.
quando finalmente si penserà di mettere le strisce pedonali alle fermate bus dalla Marinella e Bivio per andare al mare. Questo mamma aggiungere, mia. Ma queste lo sa benissimo che sono le cose che poi stanotte non dormirò. Dice. Ma adesso lei fa questa strada per tornare a casa, si renderà conto che bisogna aggiungere le strisce pedonali, magari. Sì, ma scusa, le strisce pedonali ci sono, ma sono lontane, davanti a quello che hai nominato prima lì, il Big Ben, no, no, il Wild West, sì. No, il locale lì, l'ottavo nano, mi pare, no, pinguino, quello che è sul mare lì. Quello che era andato. Le sapevo tutte fino adesso. Quale... Sì, no, dicevo quel locale che è lì, quello che era due anni là sull'Ursus. Pane quotidiano. Ecco, il pane quotidiano. Lì ci sono le strisce pedonali. Dico, più avanti c'è un'altra striscia forse pedonale. Forse bisogna aggiungere le strisce pedonali, sindaco. Questo io non so. Una mi ha detto. Sa, quando esco, io non voglio andare fino al bivio di Miramare per girare con l'automobile, e vogliono girare subito, ho capito. Insomma. Eh sì, perché quando trovi il posto, uno dice, me lo accaparro subito perché è un macello. Va bene, comunque conferma la linea di costa, come ha detto l'assessore Scocimaro, sta andando avanti tutto, solo ripeto, ricordatevi che nulla è facile. Perché abbiamo un'unità opera. Per cambiare due alberi in piazza, unità, siamo stati 60 giorni, quando io credo che erano due alberi secchi, doveva arrivare la ditta, prendeva l'albero secco e metteva quello. 60 giorni di autorizzazioni. Grazie al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Pochi istanti, pubblicità e vi presento gli ospiti. Buonasera a tutti. Pugni in faccia, calci e spintoni fino all'arrivo delle volanti della polizia. Ennesima lite in via Bonomo, all'incrocio con viale 20 settembre, a fianco del centro commerciale Il Giulia. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio alle 17.30. Un gruppo di persone stava stazionando nella via quando, per futili motivi, è scoppiata una lite tra due uomini che hanno iniziato a menare le mani mentre chi era con loro cercava di dividerli. Continuano gli episodi di disagio e violenza a Trieste, in particolare proprio nella zona di via Giulia. Secondo quanto appreso, il battibecco sarebbe iniziato anche grazie alla complicità dell'alcol. Un residente della zona ha ripreso la scena dal balcone di casa, poi l'ha chiamata al 112 per segnalare ciò che stava avvenendo. La questura di Trieste ha inviato due volanti sul posto. All'arrivo degli agenti la lite si era già placata, entrambi i protagonisti della vicenda si sono feriti, ma non in maniera grave. Anzi, quando sono arrivati gli agenti della polizia, i presenti si sono immediatamente calmati. Gli agenti della questura li hanno identificati. Si tratta di persone già note alle forze dell'ordine per fatti analoghi. Intanto i residenti e i consiglieri circoscrizionali della zona continuano a lanciare l'allarme per ciò che accade sempre più di frequente in via Bonomo e dintorni. Una zona centrale della città che torna a far parlare di sé per episodi di disagio, degrado e violenza. L'ultimo fatto era avvenuto in via Giulia, all'angolo con via Rossetti, lo scorso 4 giugno, quando un cittadino di 28 anni di origine croata era stato accoltellato 5 volte alla schiena da un gruppo di stranieri di origine kosovara. Anche in quel caso erano intervenute le volanti della Polizia di Stato. Allora, torniamo in diretta, dunque saluto subito Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buonasera, ben trovata. Buonasera. Al suo fianco vedete Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Buonasera. Di qua Lorenzo Giorgi, Forza Italia. Buonasera a tutti. Luca Salvati, Partito Democratico. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Vedete dietro, mi scuso, l'onorevole Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia, perché comincio sempre dalle donne, ma il collegamento appunto è arrivato solo adesso. Buonasera onorevole. Buonasera a tutti. Allora, dai, comincio da voi. Avete sentito il sindaco? Si è segnata qualcosa? Novità? No, qualcosa? Niente, dice niente. Beh, insomma, dai, anche sul ricordo di Berlusconi, che so che nei giorni scorsi... Lei ha lasciato la commissione? Io ho lasciato la capigruppo, ricordo che la capigruppo... Ma com'è andata questa cosa qui? Cioè? In punta di piedi sono uscita. Perché? Senza nessun clamore, e infatti non avevo intenzione di fare nessun tipo di
polemica. Polemica, e ho lasciato che gli altri celebrassero quello che ritenevano di dover celebrare. Io ritenevo e ritengo che non sia da celebrare una figura di uomo che a livello istituzionale ha dimostrato di avere poca attenzione e nessun senso dello Stato e rispetto dello Stato e delle istituzioni, poca attenzione per la morale e anche per l'etica. Questo lo trovo, dal mio punto di vista, inaccettabile, vuol dire che per altri questo problema non sussiste. La cosa così prego. Curiosa mancava? No, ma ci sente comunque dagli altri, prego. Sì, no, la cosa curiosa di fatto è che mi sia stato imputato il voler così dar risalto alla notizia quando io assolutamente non avevo fatto che allora nessun tipo di infatti non ho fatto va bene perché Giorgio a questo allora, punto mi deve porre la signora Ricchetti è imbarazzante, qui sarebbe da alzarsi e andare via. Grande rispetto per gli amici di Telequadro che ci guardano, per la redazione e per Avarino, perché davanti alla morte non stiamo facendo una valutazione politica di una persona, poi lei la farà come l'avete sempre fatta. E fate sorridere per quello che dite quando fate delle valutazioni politiche, ma che davanti alla morte in un contesto istituzionale un capogruppo si alza ed esce su un minuto di raccoglimento facendo poi queste uscite che sono incommentabili, stiamo parlando davanti alla morte, trovo che sia per la signora Ricchetti, che ha il titolo di consigliere che forse non merita, non al livello dei due pessimi sindaci di Udine e Palmanova o Muncoli, che non hanno abbronato la bandiera italiana, andando quindi a fare un intervento che credo sia passibile di reato, e quindi è mia intenzione nei prossimi giorni fare un esposto, perché chi indossa la fascia tricolore di primo cittadino deve intanto rispettare le leggi, e quindi questi due, diciamo, primi cittadini, per modo di dire ultimi cittadini dei loro comuni, dovrebbero, e spero che rispondano di questo. Ma davanti alle affermazioni sciocche che ha appena fatto la signora Ricchetti, perché le valutazioni politiche si possono fare, andiamo ad analizzare quelli che sono stati gli interventi, quelli che sono stati le leggi, quelli che possono essere state la vita di chi evidentemente ha cambiato il paese nel lavoro, nello sport, nella politica, dimenticando forse che il Presidente del Consiglio, che in epoca democratica è rimasto più tempo a Palazzo Chigi con il voto popolare, so che la democrazia può essere un peso per voi che adesso siete al zero punto quasi, però la democrazia fa parte della nostre istituzioni ed è la cosa più importante, e allora se Berlusconi è stato lì è perché i cittadini l'hanno votato, quindi i suoi interventi sono pessimi, ma soprattutto Ricchetti, sono pessimi. Dai, mi chiedo veloce, voglio sentire tutti. Allora, e mi sono trattenuto perché sì, credo di sì, essere mi sono educato. Trattenuto anch'io perché trovo molto buffa le affermazioni che vengono fatte. Allora si sta parlando di disprezzo delle regole, delle norme, giusto? Volevo citare per l'appunto l'articolo 53 e 54 della Costituzione, che secondo me calzano bene per Berlusconi. Vi ricordate l'articolo 53 della Costituzione? Ve la ricordate? Ma lei no, non glielo giri, chiedo. Lei glielo è uscita, lei è uscita no, davanti io, no, un minuto lasciato, di raccoglimento. Se noi facessimo parlare. Così ogni volta, quando con parlare. Grande rispetto, quando l'ho con grande rispetto parlare. Voi commemorate no. qualsiasi persona allora, che è rimasta, mi dica. Purtroppo ha lasciato la nostra vita terrena, se dovessimo fare così e anche sulla morte allora, ci fossero gli scontri, saremmo veramente... Se mi lascio aspetti Giorgi, dai, so mi chiedo velocissimo che poi passiamo so altro. Che questo è il tipo di abitudine che di fatto è stato il modo con cui si è cambiato di fare politica in Italia dopo Berlusconi.
fare, non lasciar parlare, non lasciar parlare le persone. Non rispettare i morti. No, lei è cristiana, io, magari. Io no, mi guardi. Spero di no. Io le sto facendo una domanda e io su questo risponderò. Ma io non rispondo. Non è questione di, non è questione assolutamente di morte, tanto è vero che io assolutamente sono uscita senza far nessun tipo di polemica. Ognuno celebri quello che ha da celebrare. Assolutamente. Quello che io sto chiedendo è, come lei sta chiedendo il rispetto delle regole per i sindaci, mi domando se il rispetto delle regole, delle norme, lo dobbiamo richiedere anche alle forze di governo. Allora io le chiedo, si ricorda cosa dice l'articolo 53 della Costituzione e l'articolo 54? Se non se lo ricorda, io gliel'ho portato qui, dai. Ok? Perché insomma ritengo che sia utile ricordare che l'articolo 53 dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, ok? In ragione della propria capacità. Ricordo che Berlusconi è stato condannato per evasione fiscale. Il 54 dice che qualsiasi figura del governo deve farlo con onore, ok? Berlusconi. Cioè lei dice ritiene non abbia fatto con onore il allora, capo del governo, ho capito? Lei ha disonorato la sua posizione uscendo su un minuto di raccoglimento, si vergogni. Frase che io pensi al suo leader che è condannato definitivo per omicidio colposo, diffamazione aggravata, le chiedo di leggere quella che è la sentenza di Dell'Utri, ok? Ma io vado così a caso, no? Perché comunque diciamocelo. Quello che viene fuori da questa sentenza è che noi abbiamo avuto un primo il presidente del Consiglio, ok, che ha pagato per anni la mafia e lei vuole che io non vada fuori da quella stanza. È imbarazzante. E io devo essere, io mi adesso ritengo che non di ci essere sarà più Berlusconi, per voi non c'è non più è motivo quello di esistenza in vita. No, questo io, è il grosso problema. Io ritengo che sia gravissimo che per un uomo che è stato dichiarato, cioè questa non è che un documento. Mi sa dire che lo andò a leggere davanti ad Arcore la condanna a Dell'Utri. La condanna a Dell'Utri in cui c'è scritto. Ma infatti a me piacerebbe sapere per quale motivo deve essere considerato una persona così che ha foraggiato la mafia per tanti anni, perché questo è quello che è scritto, lo leggiamo insieme se volete. Che ha foraggiato, tanto è vero che Dell'Utri è stato definitivamente condannato in via definitiva per 7 anni come mediatore tra la mafia, tra Cosa Nostra e Berlusconi. Allora io mi domando come mai non sia stato condannato anche Berlusconi, me lo domando. Resta il fatto che di fronte a tutti i parenti e a tutte le persone come Cosina che sono morti per il nostro paese, allora, è imbarazzante anche la contestazione dentro alla magistratura, visto che dice che non riesce a capire come non è stato condannato Berlusconi. Andrei avanti, ma c'è allora, rispetto fermi, agli altri. Io voglio sentire anche gli altri, se volete dare un commento ovviamente a questa settimana che è stata caratterizzata inevitabilmente alla morte di Berlusconi, la terza, Salvati, Matteoni, anche lei se vuole dire qualcosa. Prego, vi chiedo veloci dopo. Posto il cordoglio che si deve a qualsiasi morte nei confronti dei familiari, delle persone care, via dicendo. A me personalmente ha colpito in maniera particolarmente negativa la scelta del governo di sostanzialmente imporre una settimana di lutto nazionale nei confronti di una persona sulla quale sicuramente ognuno fa le valutazioni storiche e politiche che ritiene di fare,
e sono anche molto diverse. Io mi sento in parte di condividere quello che diceva la consigliera Richetti, ma mi ricordo per esempio che il mio interesse, diciamo, per la politica, per la cosa pubblica, è nato proprio nel momento in cui Berlusconi ha iniziato a smantellare la scuola e l'università con le riforme Giannini, per citare una delle tante cose che sono state fatte da quei governi. Ma quello che mi ha particolarmente colpito in questa settimana è stata la volontà del governo di imporre una lettura storica del personaggio, perché, ripeto, il cordoglio è il rispetto per la morte di una persona, di qualsiasi persona, inclusa anche di una persona che comunque ha ricoperto degli incarichi istituzionali per lungo tempo, va assolutamente riconosciuto. Quello che penso sia stato profondamente sbagliato, e questo sì profondamente divisivo, perché evidentemente significa imporre un'unica lettura del personaggio a tutto un intero paese, quando in realtà di letture evidentemente ce ne sono tante, anche direi abbastanza contrapposte. Questa è stata una scelta, secondo me, assolutamente non di unità e di rispetto delle istituzioni. Detto ciò, ripeto, assoluto rispetto e vicinanza per la morte di una persona, che ovviamente va assolutamente rispettata, cioè, ma come è stata utilizzata politicamente, perché questo purtroppo è successo in questa perché settimana, poi ci si è diviso, è una scelta profondamente tanto sbagliata. Sì, la giornata di lutto nazionale, non Camera e Senato chiuse una settimana, giusto? A me sembra che peraltro non sia stato fatto per altri personaggi sui quali probabilmente anche in questa discussione abbiamo un giudizio unanime, ok? Questo è il punto. Matteoni, allora lei, anche perché diciamo questa cosa, vabbè, giorno di lutto quando ci sono i funerali, mercoledì, ma Camera e Senato fermi una settimana, quello ha colpito veramente, no, di più. Se vuole dire qualcosa. Allora, sì, per quanto riguarda il fermo dei lavori della Camera e del Senato, non è affatto vero. I lavori sono ripresi giovedì mattina con le discussioni generali su dei provvedimenti che andremo poi a votare. Ci sono stati i lavori nelle commissioni con le audizioni, con votazioni. Insomma, sono ritornate tutte operative, chi più chi meno. Però non è vero che c'è stata una settimana di stop. È oggettivo che martedì sono stati sospesi i lavori, e mercoledì ovviamente per permettere ai colleghi e al governo di partecipare ai funerali a Milano non ci sono stati, ovviamente non ci sono state commissioni aula, ma giovedì si è ripreso tutto. È vero che appunto la Meloni gli ha detto che adesso bisogna correre, e quindi ha chiesto a sottosegretari e tutti, no, di essere più presenti. Assolutamente, ma quello deve essere, come dire, un richiamo di buona prassi lavorativa, cioè devono essere sempre presenti, dobbiamo essere sempre presenti e dobbiamo dare e fare il nostro lavoro come giusto che sia. Sì. Per quanto riguarda ovviamente le scelte personali, che possono essere appunto della consigliera Richetti, mi fa sempre specie, però tutto questo disgusto della figura del Berlusconi, però il governo ci sono stati insieme in quel momento, però non c'era tutto, cioè hanno governato insieme, sì, insieme, ecco, allora per coerenza a questo punto non si faceva nemmeno questo grande governo, perché mi faceva troppo schifo Berlusconi, quindi sinceramente lo trovo un po'... Ha ricordato un altro aspetto la Matteoni degli ultimi tempi, il governo Draghi, aspetta. Beh, Salvati? Una persona, comunque, come diceva mi rilascio il consigliere, anche la terza, sia doveroso. Poi, secondo me, entriamo in un campo che francamente, io lo dico spesso anche ai miei del PD, quando si toccano, a mio avviso, dei, spero di non offendere la sensibilità del consigliere Giorgi e di altri che ci sta guardando, però dei temi molto profondi, come possono essere temi di religiosità, come possono essere il rispetto per i defunti, ognuno si assume le sue responsabilità, sono talmente soggettivi e profondi che a mio avviso ognuno dovrebbe scegliere, per fortuna in una democrazia, in quella in cui oggi ancora siamo, lo si può fare, sceglie ciascuno quello che è il rispetto che tiene e considera di avere per il defunto. Secondo me, quello che mi sento di dire è che è stato, questo sì, forse un po' eccessivo quello che abbiamo visto da parte del governo, perché non è stato solo il mercoledì la chiusura, ma già appunto quando è stata presa la notizia, ovvero nei giorni precedenti, e comunque i lavori sono ripresi, ha ragione l'onorevole Matteoni, ma
non come, non nella normalità di come si sarebbero svolti se non fosse accaduto questo. Quindi sono, devo dire, il fatto che anche la nostra rappresentante, quindi la nostra segretaria, la Schlein, fosse presente a me è piaciuto personalmente e l'ho gradito. Va bene, pubblicità e adesso commentiamo anche quello che ha detto il sindaco con gli ospiti, tra poco. Unità nel 2. Dai. Allora, torniamo a commentare quello che ha detto il sindaco questa sera a Ring. Ha detto tanto, l'interessamento generale per quanto riguarda il Carciotti, il tram l'abbiamo visto, la galleria. L'Ovo Via, Cabino Via, no, non la chiami Ovo Via, sarà Cabino Via. Sì, l'Ovo Via, quella del Punz, quella ancora. Quindi, diciamo, la conferenza di servizi, tutto a posto, abbiamo risposto a tutto, dice... Ovviamente non è così, però vabbè, capisco che la sintesi televisiva alle volte faccia sfuggire un po' la mano. A me ha colpito molto un aspetto che veniva sottolineato da un messaggio di un telespettatore. Venga con noi, no? No, il sindaco apparentemente contro il consumo di suolo. Non bisogna più costruire, però poi un migliaio abbondante di alberi in Bosco Bovedo da abbattere per costruire l'Ovo Via sono legittimati, non si sa bene la cosa, perché poi l'altra cosa che continua a dire e continua a chiedermi in che città il sindaco di piazza giri per strada, perché continua a dire che tutti i triestini sono favorevoli all'Ovo Via, che tutti gli dicono di andare avanti, che tutti hanno capito le grandi opportunità che si aprono con questo progetto per la città, quando quello che sappiamo, del quale abbiamo avuto conferma anche in questo studio poche settimane fa, è che sicuramente c'è un'azienda che avrà una grande opportunità con la costruzione dell'Ovo Via, che è la Leitner, perché stando a quanto diceva anche l'ingegner Bernetti nella sua ultima intervista qui su Tele4, l'ha detto in maniera ancora più chiara di quanto forse abbiamo fatto anche noi in questi mesi, la Leitner dice: beh, voi ci state dando una grande opportunità, Trieste è una grande vetrina per la nostra impresa, per il nostro mercato, perché non si costruiscono più impianti di risalita sciistici, per ragioni anche legate ovviamente al cambiamento climatico, a meno innevamento, e quindi abbiamo bisogno di avere nuovi sbocchi sul mercato. Ecco, quello di cui siamo sicuri è che alla Leitner conviene costruire l'Ovo Via. Nessuno se costruissero una strada, sì, lo stesso, che magari una strada servirebbe anche a qualcuno, insomma, non sarebbe un giocattolino forse turistico. Cioè, l'impresa fa il suo interesse, questo volevo dire, questo è ovvio. Sì, però certo, voi avete sottolineato giustamente questo aspetto. Che si dica con così trasparenza che l'impresa dice: ma non sono neanche tanto interessato a guadagnare, cosa che sarebbe legittima nell'ambito di una gara d'appalto, ma quello che mi interessa è posizionarmi in un nuovo mercato, e voi sostanzialmente ci state dando una mano per trovare dei nuovi sbocchi di mercato per un'impresa che non ne ha più, insomma, fa sorgere perlomeno qualche dubbio, ecco, su quali siano i reali interessi. Perché? Perché invece, a differenza di quanto continua a sostenere il sindaco, nella conferenza dei servizi non si è risolto assolutamente nulla delle criticità che sono state evidenziate sia da ARPA sia dalla soprintendenza, criticità che sono assolutamente sovrapponibili a quello che il comitato Novo Via e anche tanti altri, ma insomma soprattutto il comitato, dicono da tempo, che sono state bollate per tanto tempo come fake news, per cui veniva legittimata anche il fatto che appunto qui in questo studio si dovesse spiegare la verità a chi non la voleva ascoltare. Poi quando nero su bianco da istituzioni tecniche che sono competenti in materia è stato scritto: uno, che c'è un beneficio trascurabile sulla diminuzione del traffico, due, che c'è un impatto sicuramente negativo sull'ambiente, tre, che lo studio di fattibilità non ha preso in considerazione le reali alternative, incluso il famoso tram, che è il famoso tram da Barco da Bovedo a Largo Erneri, che di piazza continua a dire è inutile, ma casualmente le istituzioni competenti per valutare questo progetto gli hanno chiesto: perché non avete valutato seriamente questa alternativa? Ecco, i nodi stanno venendo al pettine, e di fronte alla situazione per cui i nodi stanno venendo al pettine è molto preoccupante che si stia continuando a lavorare per far partire un cantiere che non ha ancora una valutazione di impatto ambientale positiva, anzi tutti gli indizi, se vogliamo mettere così, perché ovviamente l'iter non è tecnico, non è ancora concluso, ma le criticità che sono state sollevate, non, ripeto, non da noi, anche da noi, ma da ARPA, dalla soprintendenza, dagli uffici regionali competenti in materia di viabilità, via dicendo, sono tutte ancora lì e non sono risolvibili, perché questo progetto non è che si può aggiustare cambiando il colore delle cabine, spostando di 2 metri un pilone o cose così, è sbagliato alla radice.
non ha alcuna utilità e ha un impatto ambientale e in prospettiva economico negativo sulla città evidente. Ma siamo tornati a un anno fa. No, il consigliere la terza, le carte sono sì, ma il consigliere la terza però riporta correttamente la sua posizione tutta una serie di possibili criticità o valutazioni. Il fatto che dica che è inutile è una valutazione politica e fa parte ovviamente della valutazione sulla diminuzione del traffico, non l'ho fatta io, l'ho fatta però la direzione di abilità nel momento, scusa Riccardo, quando dici che secondo te è un'opera inutile, evidentemente fai una valutazione politica. E quindi ribadiamo le stesse cose che abbiamo detto più volte. È ovvio che l'azienda che va a realizzare avrà una visibilità superiore che cambiare le cassette della posta, non so, in Via del Toro, perché ovviamente quello che può essere il risalto nazionale e internazionale di un'opera così importante fa bene anche all'azienda, che ovviamente è un'azienda che guadagnerà, ma fa parte del libero mercato. Evidentemente il sindaco l'ha ribadito, io non entro nelle questioni tecniche, ne abbiamo già parlato degli alberi, è vero, 1000 alberi vengono tagliati, vengono ripiantati 1500, i 1000 alberi su 200.000 alberi presenti, per cui una percentuale molto bassa, perché il 0.01 ha un peso diverso che 1000, no? come dato quando si va a fare comunicazione. Ma ovviamente c'è una 0.1 c'è di traffico in meno, ha un peso certo, diverso. Ovvio che dire 200 macchine. Ma sappiamo che quello non è risolutivo per l'accesso a nord. Io l'ho detto però, dall'inizio. Così c'è scritto nel risolutivo. Il problema dell'accesso a nord. Il progetto ha preso i fondi con quella motivazione là. È un problema su cui ne discutiamo da anni, dal famoso bucone di Franzutti che prevedeva un impatto molto devastante sul territorio con quelli che erano tutta una serie di problemi di espropri per oltre 50 milioni di euro, cioè tutta una serie di valutazioni. Qui torno a dire, siamo divisi, non c'è dubbio su questo, la città è divisa, possiamo dirlo, c'è una parte che coglie l'opportunità. Il sindaco non dice però, scusa se ti interrompo. Beh, ma il sindaco fa il suo. Che la città è divisa. Il sindaco, beh, ma la città è divisa sempre su tutto, ma fa parte. È divisa quando si va a votare, è divisa, è una città va che bene. Spesso volentieri si divide, però è un'opportunità. Salvati Ricchetti Matteoni, ovviamente, poi, dai. E poi chiudo in 10 secondi. Ovviamente la parte tecnica, io ho piena fiducia negli uffici comunali, non posso pensare che alle risposte che vengono date anche nelle riunioni che in maggioranza facciamo per avere contezza su quello che è un intervento molto importante con quello dell'Ovovia, il tecnico che non ha colore politico in qualche maniera vada a barare. Io credo che sono, come continua a dirci l'ingegner Bernetti e gli altri tecnici, dei problemi sorpassabili che verranno sorpassati. Salvati, Ricchetti e Matteoni, dai. Guardi, si sa che avevo una posizione abbastanza, non sono mai stato a priori contrario, l'ho detto diverse volte anche in questa sede, però mi sento anche dire che secondo me la politica, ma non perché lo sto facendo io adesso, lo dovrebbe fare quando vediamo su Galleria Piazza Foraggi, bisognerebbe anche saper assumere e utilizzare una parolina, scusate concittadini. Sulla galleria, poi torno subito alla cabinovia, come su altre opere, sarebbe bastato magari dall'inizio non dare delle scadenze, l'ha detto anche qualche esponente del centrodestra, tenersi eventualmente il più possibile larghi e quindi non creare aspettative. Io mi sento di dire che alla luce anche degli ultimi pareri che sono emersi e che il consigliere La Terza ha molto ben ricordato, laddove dicevo che l'impatto, anzi sta venendo sempre di più, che ormai l'impatto è solo turistico, perché questo è evidente, però alla luce degli ultimi pareri di istituzioni autorevoli, mi sento di dirò che allora qualcosina sta vacillando e a questo aggiungo anche che, e vado in conclusione, le osservazioni devono essere rese entro la metà di aprile, non si sa ancora quando noi le affronteremo in consiglio comunale. Quindi la cosa sta prendendo una piega allora, molto ambigua. Ma proprio per mio volere voglio che ci sia sempre il confronto sul tema del cabino via, ho sbagliato per l'alternanza, prima onorevole Matteoni e poi Alessandra Ricchetti, prego onorevole. Ma no, per quanto riguarda il progetto della cabinovia, ricordo che il progetto della cabinovia è stato inserito e citato nel programma del centrodestra, con quel programma noi abbiamo vinto le elezioni del 2021. Dopo tutto l'iter che si è portato avanti per portare a casa questa importante opera finanziata dal Ministero, quando non c'era al governo il centrodestra, quindi non c'era nessuna
favoritismo politico, chiamiamolo così, stato valutato tecnicamente dal Ministero come fattibile, e ora si vanno ovviamente a fare tutte quelle, quelle operazioni propedeutiche alla, alla conferma e alla realizzazione dell'opera. Un'opera importante che avrà davvero grandi sviluppi. Io non penso veramente che ci sia qualche complotto su Leitner eccetera, come viene diciamo citato da qualcuno. Sinceramente le aziende che si possono occupare di un'opera così importante, così particolare, non credo non sia tante. È ovvio che dopo quelle che hanno più esperienza, che sono leader nel settore, viene, ovviamente hanno la possibilità di presentare delle offerte economiche, delle progettazioni ovviamente più puntuali, che le permettono di portare avanti, di essere primeggiare ovviamente quando ci sono le gare. Io sinceramente su questo non mi scandalizzo minimamente, non credo ci siano cose dietro. Per quanto riguarda tutto il resto delle opere che stiamo portando a casa, dalla galleria, a breve si riuscirà a fare l'inaugurazione. Ci sono stati dei ritardi oggettivi dovuti a situazioni non dipendenti dal Comune di Trieste. C'era un cronoprogramma che, se non fosse dipeso dalla mancanza di materiali, alcune difficoltà della ditta nell'operare all'interno di una zona così complessa come quella della galleria di Piazza Foraggi, insomma saremmo arrivati anche all'inaugurazione molto prima. È ovvio poi che dispiace aver portato avanti questo ritardo, ma la cosa stiamo portando a casa. E del resto, come tutte le altre opere, c'è un grande lavoro degli uffici comunali, della collega Lodi, questo è innegabile. Ci sono ovviamente delle continue difficoltà nell'esecuzione delle opere, del codice dei contratti pubblici, su cui appunto il centrodestra e il governo vuole mettere mano proprio per velocizzare tutte queste opere che sono necessarie a tutti i nostri comuni. Però lei ha già toccato il tema della galleria a quale volevo arrivare. Ricchetti? Allora, progetto fattibile rispetto al governo precedente, questo è una frase molto forte, direi, perché non c'era ancora il progetto proprio, c'era solo la bozza di idea, quindi lo stanno appena realizzando adesso. Parla della cabina della cabina via. Okay, sì, sì, sto sì, seguendo sì. Il tema, no, come era stato per quanto concerne i pareri dei tecnici, mi sembra che dall'altra parte siano state risposte con altrettanti pareri dei tecnici, che sono quelli della regione, dell'ARPA e quelli del ministero. Quindi qua su delle regole, delle norme Natura 2000 e le regole del PNR che sono ben precise, quindi anche questo è discutibile. Alberi tagliati, l'ho detto e l'ho ridetto, cioè 1000 alberi tagliati, 1500 ripiantati non è assolutamente la stessa cosa, perché si va completamente a distruggere un ecosistema che è delicato, che ha delle regole ben precise. Quindi ripiantare qualsiasi cespuglio o albero in zona cittadina non ha lo stesso tipo di risultato, non è comparabile. Consumo del suolo. Questa era una cosa che mi aveva colpito nelle dichiarazioni del sindaco all'inizio, nell'introduzione. Dire che non sarebbe cambiato nulla nella modifica del piano regolatore se l'avesse fatto all'inizio del mandato, io lo trovo una cosa molto curiosa, nel senso che non sarebbe cambiato per gli attuali progetti, ma abbiamo ancora suolo da proteggere e quindi sarebbe bene che si andasse a tutelare il consumo del suolo. E mi trova in questo assolutamente d'accordo. Per quanto concerne quello che è stato fatto dall'amministrazione Cosolini, quando ha citato effettivamente la realizzazione degli impianti, delle case. No, a Barcola, che io ci passo davanti, è veramente indegna. Ma la parte di strada per Cattinara dietro all'ippodromo, lì è aberrante. E lì c'era anche, a mio avviso, un certo, così mi verrebbe da dire, si potrebbe presupporre un conflitto di interesse, perché c'era un assessore
che ha cambiato il piano regolatore e poi è lo stesso che in qualche maniera è responsabile della realizzazione di quel complesso di immobili. Quindi, cioè, in deroga alle ferrovie, quindi in una situazione di insicurezza notevole. Parla di giunta di centrosinistra in questo caso? Eh sì. Perché, cioè, fondamentalmente non so... Sì. Infatti. Salvati vuole dire qualcosa. Però questo non vuol dire che... Però il sindaco fondamentalmente ha detto questo, no? Che se cambiare il valore dal terreno da agricolo a edificabile, no? E quindi stimola gli appetiti, il piano regolatore è una cosa molto delicata. No, assolutamente, scotta, però, diciamo, no? Lui dice io non l'ho mai fatto. Se posso permettermi, io dico solo una cosa. Ci ha provato di piazza, non c'è riuscito. Io dico solo una cosa, ma non ero in quel momento in consiglio comunale, ma ricordo molto bene come è andata la procedura delle osservazioni, come sono state fatte adesso, il consigliere Giorgi c'era, come sono state fatte adesso sulle cabinovia, sul piano regolatore sono state anche in quel caso prese osservazioni e sono state fatte un lavorone con la cittadinanza e commissioni su commissioni a esaminare le varie osservazioni. Oggi noi sappiamo che le tempistiche, quindi c'è stata una partecipazione enorme della cittadinanza su quel piano regolatore e chi ha l'onestà intellettuale, credo che alcuni del centrodestra ce l'abbiano, non possono dire diversamente su questo. Vedremo se sarà fatta la stessa cosa anche. Me lo dice in un flash, voglio far concludere Ricchetti, poi sentire la terza. Sì, allora, flash, il piano, cioè piano regolatore del 97 ha cementificato le colline, è stato fatto da Illy e Cervesi all'epoca e quello del 2016 c'è stata una partecipazione, ma tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, io capogruppo del PDL, sono stati bocciati. Addirittura quello del campetto di basket di via Scorcola, che poi è stato trasformato in una casa. Poi c'erano delle situazioni veramente di conflitto di interessi con terreni di alcuni consiglieri della maggioranza. Cioè, sono state fatte delle cose un po' così, un po' fastidiose. Voleva concludere? Sì, no, le hanno dato ragione. Cosa? No, le hanno dato ragione. Ma diciamo, certo che mi hanno dato ragione, perché di fatto ci sono stati dei problemi che peraltro in quel erano stati anche segnalati dalla loro circoscrizione per il territorio stesso. Quindi... Perché dici ci ha provato a fare piano regolatore? No, non c'è qui c'è chi può fare più memoria storica di me, però insomma c'è stato un tentativo. Sì, abbiamo fatto un lavoro. Pensavo di parlare della variante. 2010. C'è stato un tentativo di piano regolatore che non è mai stato 2010-2011 definitivamente. Però al di là della variante 118. Esatto, però al di là di queste cose un po' che ormai appartengono al passato, volevo tornare su due temi che sono stati citati, uno sulla galleria. No, perché, questo volevo sentire. Allora. Bisogna fare un po', cioè dire le cose con onestà, non è vero e non è vero, basta andare a leggere le carte sia degli scambi tra ditta e uffici comunali, sia le carte delle due varianti in corso d'opera che sono state fatte al progetto della galleria, non è vero che il progetto è cambiato a causa dell'aumento del costo dei materiali e dell'energia. Non è vero, perché le richieste che sono state fatte dalla ditta, in forza della quale poi è stato stravolto quel progetto, perché inizialmente, ricordiamoci, la galleria non doveva praticamente mai essere chiusa al traffico, invece siamo ormai a più di un anno di chiusura, se ho fatto bene i conti, le motivazioni che sono alla base non hanno nulla a che vedere con l'aumento delle materie prime, ma hanno a che vedere con questioni legate alle infiltrazioni e contestazioni che la ditta ha fatto al comune del fatto di non aver fatto dei lavori preliminari, quindi legati alla progettazione preliminare, che permettessero di lavorare in maniera corretta. Quindi questo è un punto di chiarezza, perché non ci si può nascondere dietro un problema che si sarebbe potuto risolvere in altro modo, perché ci sono stati anche degli interventi a livello nazionale, governativo, proprio per venire incontro alle amministrazioni locali sull'aumento dei costi delle materie prime, permettendo, no, di aumentare i costi dei vari lavori. Quindi qui siamo di fronte a un comune che purtroppo si è piegato alle richieste inaccettabili di una ditta che è stata inadempiente fino dal primo giorno di questo cantiere. Cioè fin dal primo giorno questi sono arrivati, hanno fatto il cantiere e non avevano nessuna intenzione di costruire il cosiddetto cassero, quindi di chiudere, di permettere al traffico veicolare di continuare a scorrere sotto la galleria mentre lavoravano. Questo era un appalto che andava ritirato, perché questi qua palesemente fin dall'inizio non hanno voluto fare quello che avevano promesso di fare firmando il contratto, e tra l'altro promettendo un ribasso del 18% e una diminuzione di 100 giorni dei lavori. Cioè noi ora stiamo sforando la base di partenza dei lavori che erano previsti all'inizio. Allora, questo ormai è passato, perché siamo, io mi auguro,
veramente fine, all'apertura, sì, cioè, mi auguro che non ci siano oltre i quadri anche degli affreschi magari da fare, cioè, cioè, spero che sia veramente alla fine. I quadri elettrici. Però non è che, non è che poi... la galleria apre in 10 giorni, 20 giorni, un mese, quello che sarà, e chi si è visto si è visto, perché siamo di fronte a un'azienda che ha accumulato anche a fronte delle due valutazioni. Sì, bisogna chiedere le penali, questo bisogna chiedere le penali, bisogna fare in modo che le penali, che sono circa 800.000 euro, quindi non stiamo parlando di pochissime risorse, vengano reinvestite in quelle aree che hanno subito maggiormente i disagi di questo anno di chiusura, perché stiamo parlando di un intero pezzo di città che ha subito traffico, inquinamento, per l'amor di Dio, non si possono scrivere queste cose. No, questa roba qui è da querela che vi spellano vivi, e nel caso anche noi. E quindi, tanto vi devo dissociare, voi sapete come è andata la vicenda del Mottarone, ecco, cioè, è una questione di un gestore. Cioè, ecco, come, di chi? Ecco. No, poi è stato accurato che no, ma per l'amor di Dio, perché non siamo su Facebook, insomma. Scusi Matteo, noi abbiamo fatto i social network di tutto, da Sveglia Trieste, le mail, le telefonate, la presenza, gli sms, WhatsApp, qua, no, però non è Facebook, no? Quindi esatto, qua, e, diciamo, non si, e non si può creare terrorismo, quindi, ha visto che quella roba che va, andiamo a creare un'opera che da, provoca incidenti, insomma è molto pesante questo messaggio, sì, no, ma che altro, cioè lì c'è un gestore che è andato a togliere un freno, ricorderete, allora, e non voglio citare cose sbagliate perché poi chiudo velocemente sulla memoria, può ingannarmi. Io ritengo che sarebbe necessario da parte della maggioranza, che insomma si deve anche assumere la responsabilità di un cantiere che oggettivamente è andato male, di promettere che quelle risorse andranno investite a parzialissima risarcimento, diciamo, dei disagi subiti dalle persone nel corso di questo anno. Sulla questione dei piani regolatori, è vero che il piano regolatore attualmente in vigore ha dei difetti, è altrettanto vero che quello precedente ne aveva di enormi, perché aveva progettato una città per 350.000 abitanti, cosa che ovviamente non si è mai realizzata, che era ampiamente prevedibile che non si realizzasse, e in base a questa stima... Quello di Illy. Quello di Illy è stata cementificata mezza città. Però è altrettanto vero che il centrodestra, dopo che il piano regolatore di Cosolino è stato approvato, con le varie varianti che sono state fatte successivamente, non ha fatto altro che peggiorarlo. Perché... ne cito due, anzi ne cito tre, rapidamente. Fiera. Ecco, doveva essere un parcheggio di scambio, servizio a un rione intasato, diventerà un centro commerciale. La variante dopo la galleria tra, diciamo, via Salata e via dell'Istria, lì non si poteva fare un supermercato. Il centrodestra ha fatto una variante al piano regolatore e adesso ci troviamo con la richiesta di Aldi di fare un ennesimo supermercato a 50 metri, cioè di fronte a un altro supermercato, a 200 metri da un altro e via dicendo. Lì, se non si cambiava il piano regolatore, quel supermercato non si poteva fare. La variante dell'accordo di programma di Cattinara, che prevede la costruzione, questa fortunatamente non è ancora approvata, è lì che è in un limbo, e io mi auguro che non venga mai approvata, perché là si vuole fare uno svincolo a 20 metri dalla scuola di altura in un rione che proprio direi non ha bisogno di ulteriore cemento, ulteriore svincolo. Chi risponde qua? Se vuoi inizio io, se vuole... Velocissimi, però no, ha parlato 7 minuti, ragione, abbiamo sentito anche il sindaco, anche perché correttamente alcune osservazioni ci sono da fare. Allora, per quello che riguarda la situazione della galleria, partiamo da lì. Allora, indubbiamente poi ci sono delle penali che in qualche maniera bisognerà chiedere, perché è corretto. Il sindaco avrebbe, ma io, non è mica scontata, no, non è scontata, cioè, ma io sto portando avanti, io sono consigliere, non sono assessore più, per cui però ritiene che la maggioranza debba, cioè la giunta credo di sì. Guardate, ha detto una cosa giusta la terza, bisognava togliere, se noi toglievamo però quell'appalto succedeva, e questa è la vera tragedia italiana, e qui noi ci inginocchiamo davanti all'onorevole Matteoni dicendogli che in qualche maniera il governo di centrodestra deve profondamente cambiare quella che è la normativa che permette a delle persone che vincono degli appalti e lavorano male, comunque di essere sempre tutelate rispetto all'amministrazione. Perché se il sindaco avesse tolto quell'appalto, la galleria di Piazza Foraggi non aprirebbe fra un mese, due, tre, quando sarà, ma aprirebbe fra 5 anni, perché veramente restava tutto bloccato, non si andava avanti con i lavori, perché questo è il paese dei pazzi, dove il codice degli appalti è un codice degli appalti dei pazzi, ma soltanto dei pazzi, perché non è riscontrabile da nessun'altra parte. Per cui, giusto, però bisogna cambiare le leggi. Per quello che riguarda gli altri punti, vero, il piano regolatore non è perfetto, quello di Cosolini ha avuto tante criticità, ha migliorato una situazione che ha portato alla cementificazione, quello di Illy e Cervesi, di tutta l'area
precollinare, tutto quello che si trovava tra il Carso e la città è stato cementificato. Pensate alla via commerciale, pensate alla zona di Roiano, cioè con degli interventi aberranti che sono stati fatti, e in qualche maniera il piano regolatore di Cosolini ha messo mano su questo. Vero anche che però tre singoli casi particolari non possono dire che vanno in qualche maniera soppesati come il piano regolatore di Cosolini. La fiera aveva necessità di un intervento, intanto di essere venduta, perché altrimenti il comune come quota parte doveva mettere le mani in tasca ai cittadini per pagare i debiti dell'ente fiera, che aveva accumulato un debito piuttosto importante, e la vendita anche ad un prezzo superiore a quello stimato ci ha permesso di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Velocissimo, hai citato il supermercato, è vero, c'è un supermercato a destra e a sinistra, ma se la richiesta commerciale prevede che ci siano dei supermercati che vivono e creano posti di lavoro, piaccia o meno, in qualche maniera non c'è più le botteghe di quartiere, tu le trovi, perché le ci trovi, sono 100 supermercati, ma le trovi, sì. No, ma, ma la legge del commercio, Riccardo, non possiamo noi, ma a Roma 9 volte Milano, parliamo dei massimi 9 volte Milano, e quindi 25 volte, se non facevate la variante al piano regolatore non si poteva fare, certo, però c'era fatta voi la variante al piano regolatore, ma secondo noi un supermercato lì non va a peggiorare quella che è la situazione, perché è vero che c'è un piccolo supermercato di fronte, ma è la legge dell'attuale modalità con cui il commercio vive, dove ad Altura non c'è nulla, a San Luigi non c'è nulla, ma è un'attività privata che va in qualche maniera a doversi raffrontare con il pubblico per avere le autorizzazioni, ma non è un'attività privata. La terza, qual era, scusa? La terza, bellissima Altura. Questa cosa. Altura. Lo svincolo. Anche lì stiamo parlando comunque di un intervento che in qualche maniera è legato a un intervento di ampliamento dell'ospedale di Catinara. Dai, anche lì ci sono dei dubbi, però. Cosa? Sarò molto sintetico. Quando si dice sulla galleria centrodestra cerca di, come dire, il più possibile di andare sulla ditta e quindi a lei scaricare le responsabilità, se abbiamo qualche punto di domanda, le coincidenze possono esserci fino a un certo punto, perché se sulla galleria è la ditta, se sulla fiera no, nonostante ci siano anche là delle responsabilità, se su acqua marina è la magistratura, cioè è sempre qualcun altro, non può statisticamente essere sempre qualcun altro e mai il comune, non sta in piedi come ragionamento logico. Va bene, devo chiudere, scusate, adesso abbiamo un'intervista al senatore Giulio Campi. Cosa? No, cosa? Io non sono intervenuta. No, io adesso stavo per chiedere una cosa, guardi un po'. Ma no, volevo dire questo, posso dire questo? Adesso abbiamo l'intervista al senatore. Cosa non so? Cosa non so? Boh, posso chiudere anch'io un minuto? No, non ce l'ho. Adesso faccio il torto a tutti. Faccio il torto a tutti, ma tra l'altro le donne, quindi non lo farei mai. Infatti. Come se decideste voi, diciamo qua, no? Allora, stavo dicendo, mi avete fatto perdere un altro minuto, tra poco c'è l'intervista al senatore Giulio Camber, proprio in ricordo Berlusconi, il suo Berlusconi, e è raro, insomma, riuscire ad intervistare il senatore Camber, adesso lo sentiremo. Io le volevo chiedere se lunedì lascerà Laura al momento della commemorazione di Berlusconi. Secondo lei, mica mi conosce? Secondo me sì, diciamo. Ecco. Vuol dire che dimostro di essere, di dare un'immagine di coerenza. Vedi che se mi tratta male. Adesso dai, un minuto a testa, ma promesso, perché siamo già fuori. Dai, cosa voleva dire Richetti e poi Matteoni? Dai, velocissimo. Quello che io volevo dire è per parlare subito di fiera, e mi viene in testa come è stata venduta quella fiera. Mi piace ricordare che il sindaco si era vantato proprio qua a Ring, mi sembra, di averla venduta, però di aver trovato un accordo con chi l'aveva acquisita per realizzare, fare un cambio di destinazione proprio di quell'area in modo che valesse di più. Forse che anche questo non è proprio nel regolare, potrebbe forse anche rientrare nella turbativa, chissà. Questa è una delle cose che andrebbero valutate, ma sappiamo bene che
Sì, come il capo poteva essere così, il punto di riferimento, l'eroe poteva essere così leggero nell'interpretare le leggi, anche Singo da Dodo di Piazza ha dimostrato più volte di... Ho capito tutto, no, non mi devo arrabbiare con Senichetti, perché seguendo la linea del suo capo fa Zelig, e quindi apprezziamo anche questa battuta. Cabaret. Allora la sintesi, perché un minuto non si può... perché già ne ho preso una e mezzo, vai. Ecco, la sintesi è che in città Trieste sta andando bene, la vita sta andando bene, l'amministrazione di centrodestra sta portando a casa tantissime cose, le opere vanno avanti con le difficoltà che ci sono, e non ci assumiamo tutte le responsabilità quando ci sono i ritardi. Non è noi spieghiamo cosa succede, ma ce ne assumiamo tutte le responsabilità, come ha già detto il sindaco. Se i problemi sono opere che stiamo per chiudere, vuol dire che davvero stiamo veramente bene, sono contento. Visto il primo messaggio, e chiudo rapidamente sulle occupazioni abusive, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per ampliare le pene su questo reato. Se ci sono casi a Trieste potete segnalarli a Fratelli d'Italia e noi ci attiveremo subito. Questo è un appello, diciamo. Okay. Va bene. Ma c'è un messaggio. Sì. Intanto vi dico che il governo ha esercitato il Golden Power su Pirelli per bloccare la vendita di fatto alla Cina. Notizia di questa sera. Grazie all'onorevole Nicole Matteoni, grazie al nostro Giorgi, Luca grazie Salvati, Alessandro Ricchetti, Riccardo La Terza. Pochi istanti di pubblicità e l'intervista a Giulio Camber. Buonasera Giulio Camber. Buonasera direttore. Qual è il suo personale ricordo di Silvio Berlusconi? Se ne sono dette tante. Facciamo una premessa. Io non sono mai stato un commensale abituale. Altri hanno avuto queste fortune e le hanno usate come hanno meglio creduto di usare queste fortune. Sono stato a casa sua due volte a mangiare la famosa pasta tricolore, che era un must, era sempre quella, con altri parlamentari. Ricordo la moglie di Emilio Fede, Quagliariello, non sono differente. Quello che io posso ricordare di lui è averlo incontrato più volte casualmente nei corridoi del Senato e essere fermato con domande su persone o situazioni o luoghi di Trieste di cui lui era oggettivamente innamorato di tante persone, di tante situazioni, ma Trieste ritornava sempre perché era un luogo dove il padre aveva ricordi, radici e cos'altro. Una memoria eccezionale. C'erano le storielle su Andreotti, che quando riceveva una persona, Andreotti chiedeva a questa persona come sta la zia Peppina, come sta il figlio Corrado, come va con la casa in affitto, ma il dubbio era sempre che qualcuno gli avesse passato un appunto. Diversa è la cosa quando incontri per caso una persona, e questo ti fa domande casuali ma molto specifiche, non di importanza particolare mai. Un'altra cosa... Tante volte io ho visto, quando lui arrivava, percorreva a piedi quei, non so, 200 metri che c'erano tra la Camera e il Senato o viceversa, la gente lo fermava. E questo fermarlo, lui era uno che parlava molto, che gli piaceva parlare. In questo caso non parlava, ascoltava. E avevo avuto modo di chiedere ad alcuni della scorta, ma questo cosa comporta? E allora mi risposero, comporta uno che perde almeno un'ora al giorno di ritardi istituzionali, perché ascolta la gente. E ho chiesto, ascolta cosa vuol dire? Dà dei soldi? Fa delle promesse sul lavoro? No, niente di tutto questo. Lui sapeva che alla gente poter parlare con lui era un qualche cosa che aveva un senso e lasciava che loro parlassero a lui, non interrompendoli. Di solito era una persona che parlava molto, Berlusconi, era difficile interromperlo,
e lei come giornalista forse ha avuto qualche esperienza a riguardo. Quindi una forma, se vogliamo chiamarla, di generosità, io la chiamo così, dopo ognuno la definisca come vuole, e non c'erano questioni di votazioni, di dare un santino elettorale, ti prego, niente di tutto ciò. È un leader popolare? Autenticamente, sono delle cose che, una di queste altre cose era se lui andava in un locale, che fosse privato o pubblico, poi andava a ringraziare uno ad uno le persone che avevano collaborato all'iniziativa, intendo il cameriere, la cuoca, eccetera. Ebbi modo di rivolgere una domanda stupidina ad alcuni suoi alleati di gran nome e chiesi, ma... Lo fate anche voi? Questa cosa qua, no, prima ho chiesto, questa cosa serve? Dicono, allora, si è ruffiana, parla con tutti. Dico, ma se serve voi la fate? Ma neanche per sbaglio, noi abbiamo un alto livello. Cioè, era anche lo sprezzo per chi si piegava a spendere tempo, perché quando siamo in queste situazioni parliamo sempre di tempi, parliamo sempre di tempi. Se tu devi salutare 7, 8, 10 persone... Certo, richiede tempo. Richiede tempo. E su questo tema c'è una signora di cui sono diventato amico che ha servito per molti anni in Lombardia in una famiglia nobile dove Berlusconi, prima di entrare in politica, anni prima di entrare in politica, era commensale abituale, veniva spesso invitato insieme a molti personaggi di questo genere, non stiamo parlando di politici. E questa ricordava come lui andasse sempre a salutare in cucina queste persone umili, come poteva essere lei. Passano gli anni, ci sono alcune questioncelle in Croazia, guerra, e a questa signora arriva un uovo di Pasqua di circa 10 kg di cioccolata con un suo biglietto. La signora mi dice, io non lo vedevo da 20 anni. La signora che era a servizio di quella famiglia. La signora che dice, io non lo vedevo da 20 anni. E ricordarsi che io ero goloso di cioccolata in un momento in cui avevamo difficoltà a trovare la cioccolata, per dire banalità. Poi io concluderei, perché tutto quello che aveva un senso dire in questi giorni avevo sentito, no? L'altro giorno incontro, diciamo così, un uomo della finanza, non preciso se guardia di finanza o finanziere. Questo mi dice, io sono sempre stato di sinistra, eccetera, quindi non ho niente a che spartire con lui. Devo però dire una cosa, che lui, oltre a dare tante decine di migliaia di posti di lavoro, ma questo ci sta, un industriale dà posti di lavoro, non ha mai portato via le aziende dall'Italia, anzi ha comprato aziende all'estero, aziende che avevano il cervello, i numeri, in Italia. Se altri, lui non ha fatto il nome della Fiat piuttosto che gli altri, se altri avessero agito come lui, probabilmente diverse cosucce sarebbero andate diversamente. Io credo di aver detto delle cose oggettive, perché poi a nessuno frega niente di cosa hai fatto tu, cosa non hai fatto tu e cosa ha fatto quell'altro, quindi non sono momenti per fare polemiche. Tante volte in questi anni abbiamo discusso, no, del futuro di Forza Italia, senza nascondere che molti pensavano davvero che fosse immortale Berlusconi, perché le ha passate tutte, le ha passate tutte. Ora cosa succede secondo lei? Andrà avanti, quello che è da andare avanti. Forza Italia è un contenitore oggettivamente di centro rispetto all'attuale, comunque rispetto all'attuale coalizione di governo. È l'unico partito italiano che ha il riconoscimento formale, serio e da lunga pezza, da lungo tempo, da parte del Partito Popolare Europeo, che interessi o non interessi il tema,
il tema europeo è sempre stato un tema abbastanza lontano dalla gente, certo, dove si spendono centinaia di miliardi l'anno. Vabbè, indifferente. Avendo questa posizione di centralità e interesse di tutti, non ritengo casuale il discorso della Presidente del Consiglio Meloni e del segretario della Lega Salvini, hanno l'interesse che questo contenitore esista, vada avanti. Abbiamo visto in questi anni tante avvoltoiate, compromesse più o meno veritiere, sono stati portati fuori dal partito parecchi personaggi che di solito sono tutti finiti male, va detto. Questo lo ricordava sempre Berlusconi, eh? Sempre. E quindi non ci saranno avvoltoiate fino alle europee, le cose andranno avanti bene. Io penso che un ministro degli esteri... C'è un messaggio che Tajani ha detto, ha letto, no? Riportato in queste ore, di Marina Berlusconi. Quindi, cioè, è un di affetto nei confronti del partito, di Forza Italia, di ringraziamento a tutti. Cioè, quello è un segnale? Allora, che è un vecchio discorso questo, che Marina Berlusconi, che è oggettivamente il manager numero uno, la figlia prediletta, tutto quello che vogliamo, gossip di terza categoria, è un'imprenditrice e ritengo che non andrà in politica, però vale tutto e vale il contrario di tutto. Forse una regia esterna. Io non ci sono regie esterne ed interne. Qua il discorso è ad unanimità. Tajani è stato reso presidente del partito, cioè il successore di Berlusconi. Tajani è una persona, ha una caratura di carattere europea, seria. Ha avuto delle cariche importantissime all'interno del Parlamento europeo, come si ricorderà. Oggi è ministro degli affari esteri, cioè il numero due del governo, per essere chiari, perché di questo stiamo parlando. Vediamo cosa succederà con la signora Fascina, che abbiamo visto tutti fotografata mano nella mano con Marina Berlusconi. È un segnale serissimo, serissimo. La signora Fascina si è sempre comportata molto bene, sempre con estrema discrezione in tutte le sue cose, sempre, e sempre informata politicamente e senza ostentazione, attiva, molto attiva. Quindi ci sono queste figure, ce ne sono tante altre. I numeri che abbiamo visto in questi giorni, la crescita nei sondaggi di 2.5%. Parlavano del 13.5%, sì. Però al di là di questi numeri, che sono numeri del lotto, c'è da parte di quello che il sondaggista si chiama Pagnoncelli, il principe dei sondaggisti italiani, e quello che fa sul Corriere della Sera, ogni mese fa sondaggi ed è ritenuto molto serio. Ha fatto un sondaggio che è stato pubblicato oggi, dove è stato chiesto alla gente che idea abbiano di Berlusconi, che ricordo lasci Berlusconi. Ora quasi il 60% degli italiani ha detto un ricordo molto positivo, per quello che ha fatto, non solo per quello che ha detto e per quello che ha testimoniato, per quello che ha fatto. Ovviamente c'è un altro, un ricordo 35-37% che la pensa diversamente, ma finché c'è democrazia, avanti tutta, no? Cosa le ha fatto più male di questi giorni? Ho visto il lutto, chi si è arrabbiato anche per questo lutto, direi, le dichiarazioni pesanti. Io penso che il segno un po' di tutto è la presenza del capo dello Stato ai funerali di Berlusconi. Ognuno questi giorni ha fatto la sua parte. Quelli che dovevano dire male, certo, per tenere vicino un elettorato, e quelli che dovevano dire bene. Quello che è emerso, secondo me, è un'altra cosa. Per la prima volta, cioè chiuso un capitolo, per la prima volta tantissime persone che votavano, che non votavano, che sapevano, che non sapevano, che ricordavano, che non ricordavano, hanno potuto guardare
un vero e proprio bilancio, perché questo è stato pubblicato su tutti i giornali, un bilancio delle cose che quest'uomo ha fatto. E a guardare queste cose che ha fatto, da qualunque parte tu le guardi, capisci una cosa: è un uomo che ha cambiato la politica italiana, che poi gli italiani restano Guelfi, Ghibellini, tutto quello che vuoi. Ed è una persona che oggettivamente, al di là di tutte le strumentalizzazioni che può aver fatto lui, che possono aver fatto gli avversari, non mi interessa assolutamente niente, è un uomo che ha dimostrato l'amore per il suo paese. E parlare oggi di amore per l'Italia, eccetera, usare la parola Italia, che mi pare fosse desueta a un certo momento, nazione, no? Piuttosto di desueta, ecco. E poi, non so, dico, possiamo dire banalità fino a domani all'alba, vedere Feltri che piange, credo che sia una cosa un po' strana. Adesso ci sono persone a cui Feltri piace, persone a cui Feltri non piace, non mi interessa niente, non è un piagnone, per certo. Dicendo cose serie, insomma, un esempio. Lei che consiglio darebbe ai giovani di Forza Italia, agli assessori, a chi rappresenta le istituzioni oggi? Tiratevi su le maniche e lavorate. Sì. Lavorate, non state seduti sulle sedie perché siete arrivati per opera dello Spirito Santo o di 100 votanti che vi hanno dato la preferenza. Questo vale per gli eletti in Forza Italia, ma vale probabilmente anche per tanti altri di tanti altri partiti di opposizione o di governo. Berlusconi ha dato un esempio, ha lavorato negli ambiti più diversi, bene? Quindi da costruttore, da impresario, ha fatto questa Milano 2 che è un nome, vale la pena andare a guardare perché gli architetti di tutto il mondo dicono che ha creato un ambito che rispetta la natura, rispetta la privacy, rispetta quelle che sono le esigenze basiche delle persone. Cioè, lui ha dato un esempio, ce n'è uno, va bene. Il mondo delle televisioni, eccetera, eccetera, che erano solo le televisioni di Stato, ricordiamoci. Mi pare che qualcosa abbia fatto a tale riguardo. Parliamo di politica estera, che è quella che non gliene frega niente a nessuno. A un certo momento lui riesce a far stringere la mano a due nemici storici, Russia e America. Ma non è un atto formale. Lui cerca in tutti i modi di far entrare la Russia nell'Europa. Se ciò gli fosse riuscito, e probabilmente è il motivo per cui è stato espulso dal gioco per lunghi anni, se questo gli fosse riuscito, oggi la guerra con l'Ucraina non ci sarebbe. E la guerra con l'Ucraina che rischia di portarci a una guerra mondiale, questo lo sappiamo tutti, va bene? Non parlerò di Taiwan, non parlerò del fatto che lui... Stavo pensando alla stessa cosa, fu il primo, diciamo, ad agitare il tema del rischio cinese. L'ho detto nell'ultimo intervento che ha fatto, povero. Sì. Ha detto, faccio un esempio, se volete, improprio, con la situazione che noi abbiamo con il nostro Ministero della Difesa, se arrivano i cinesi, in 24 ore sono padroni dell'Italia. Solo che i cinesi vengono con i soldi, vengono con la testa, vengono col lavoro, sono tutte altre cose. Però vedremo cosa sarà e non mi interessa. Io ricordo la storia di Gheddafi, quando lui riesce, questa gli viene riconosciuta anche dalle opposizioni oggi, non quando venne fatta la cosa, fece un accordo per cui l'Italia diventava sostanzialmente l'unico gestore del petrolio, per un verso. Per l'altro verso c'era l'impegno della Libia di bloccare i migranti. Due cose fondamentali. In quel momento arrivarono gli aerei francesi e inglesi che si vedevano spossessati dei pozzi di petrolio, perché questo è il tema. Fanno quello che fanno, eccetera. Ma basterebbero queste due situazioni che ho detto prima. Incontro Bush-Putin e collaborazione fattuale Bush-Putin, incontro con Gheddafi che cambiava completamente le carte in tavola in Europa, le due cose insieme avrebbero cambiato il volto, poi la politica, quello che è, gli interessi, qua sì, cazzo si interessi sporchi, interessi, vabbè, indifferente, soprattutto non capiti, non seguiti
non oggetto di informazione seria e oggettiva da parte di chi segue la politica, non quello stretto nucleo di politicanti, politicastri o quello che vuoi, la gente, la stessa gente che oggi ne parla molto bene, la stessa gente che per tanti anni lo ha seguito, lo ha votato e soprattutto lo ha sentito, votandolo o non votandolo, l'ha sentito come una persona diversa, diversa perché aveva un cuore. Due cose, ecco appunto, due cose molto rapide in chiusura. La prima è se Meloni, che è nata col Berlusconi di governo, diciamo, no? Staccandosi poi dal PDL, fondando appunto Fratelli d'Italia, cioè saprà interpretare la capacità di Berlusconi di tenere tutti uniti? Credo che finora la signora a capo del nostro governo abbia dimostrato di avere tante qualità. E se questo verrà confermato, io penso di sì, io presumo che avrà l'equilibrio, l'intelligenza, la laboriosità, questa cosa lavoro, per non massacrare nessuno, anche perché ricordiamoci sempre, questo è stato differente nei tempi passati con altri partiti, quando un partito viene meno, cioè viene rotto, tu hai rotto il vaso cinese di grande valore, se gli attacchi i pezzi, per bene che gli attacchi, non ha nessun valore antiquariale, avrà valore differente. Cioè, conviene rompere, a tutti che rompere, non esiste un erede. Se tu rompi un partito che ha una tradizione, come c'è questo partito qua, 30 anni di lavoro, eccetera, ognuno va per la sua strada. Mi dice, come ha cambiato la sua vita Berlusconi? Ma io ho avuto nella mia vita la fortuna di incontrare, nel senso di non solo di avere dei rapporti, ma di avere degli insegnamenti, incontrare delle persone molto diverse in momenti diversi della mia vita. Comincio dall'arcivescovo Monsignor Santin, quello che Montanelli chiamò il vescovo con gli speroni, che si esponeva in prima persona, continuo con Maglio Cecovini, sindaco indimenticato e indimenticabile di Trieste, continuo con Bettino Craxi, altro innamorato di Trieste, attenzione, c'è un fil rouge, arriva Berlusconi. Piacciono o non piacciono questi personaggi, non so, però sono fonti di tanti insegnamenti, che poi c'è chi li interpreta meglio, chi li interpreta peggio, io probabilmente non li avevo interpretati come valeva la pena che fossero interpretati, però tante scuole di pensiero, persone che avevano radici, pensieri diversi, accomunati da un dato, senz'altro, l'amore per l'Italia. Senta, se ricordo bene, due cose in comune lei ce l'ha con Berlusconi, che dorme poco e che comunque quelle rare volte in cui va al ristorante saluta anche lei tutti in cucina, vero? Mi pare il minimo dell'insegnamento. E poi insomma, le ore del mattino hanno l'oro in bocca e qua mi fermo per poter fare un paio di battutacce. Ha tentato più volte di organizzare le nostre interviste alle 6:30, su questo non c'è alcun dubbio, però sono desistito. E la luce è più bella, sono i momenti più belli, si beve un caffè insieme, se vogliamo si mangia anche un pezzo di pane con la marmellata, sta anch'io il pane perché insomma del giorno prima, ma insomma. Grazie davvero a Giulio Campo. Grazie direttore ancora una volta. In collaborazione con